Siamo a Cinisello in compagnia di Sergio Nessi, coordinatore regionale dell'Associazione Italia Cuba, che è l'associazione promotrice dell'incontro di oggi dal titolo Cuba in movimento, un'isola in cammino dall'economia alla religiosità. Ci vuole spiegare in due parole l'associazione, chi siete, cosa fate e il perché di questa iniziativa? L'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, che ha ormai quasi 50 anni di vita, è un'associazione di solidarietà, di cooperazione e appunto di amicizia con il popolo cubano, e in tutti questi anni noi realizziamo programmi sia culturali sia appunto di cooperazione verso questa isola, che vogliamo far riconoscere nel nostro territorio. In particolare in questa fase i circoli della Lombardia dell'Associazione Italia-Cuba stanno organizzando una serie di momenti di approfondimento su questa fase molto particolare e molto interessante dell'isola di Cuba. Come tutti sanno, Cuba ha intrapreso un programma di trasformazione, di modernizzazione sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista di altri aspetti della società. E noi appunto già da un anno a questa parte organizziamo una serie di riflessioni con economisti o comunque esperti, studiosi, proprio per seguire anche il popolo cubano in questa fase particolarmente complicata per certi versi, ma anche molto interessante. Gli altri precedenti incontri sono stati più dedicati all'aspetto economico e all'aspetto sociale. L'incontro di oggi coglie un po' l'occasione della visita del Papa, recentemente avvenuta a Cuba, proprio per una riflessione sul rapporto tra Cuba, la sua rivoluzione, la Chiesa Cattolica, ma più in generale il fenomeno della religiosità, i cambiamenti che si stanno verificando anche da questo punto di vista a Cuba, dal punto di vista più in generale, culturale e anche religioso. Le iniziative future della vostra associazione, oltre a questo ciclo di convegni? Oltre a questi momenti di approfondimento, noi in programma, in particolare in Lombardia, abbiamo un intenso lavoro dal punto di vista della cooperazione. I circoli della Lombardia sono gemellati con una provincia cubana. Proprio quest'anno ricorre il 15° anniversario di questo gemellaggio, e verso questa provincia cubana, che è la provincia di Las Tunas, non troppo conosciuta, nella parte orientale dell'isola, noi realizziamo diversi progetti di cooperazione verso le strutture sanitarie, strutture sociali, scuole della città. Abbiamo gruppi di volontari che si recano in questa provincia a lavorare, appunto a sistemare alcune istituzioni sociali di questa città. Quindi, al di là di questo aspetto che dicevo prima, appunto più di riflessione e di approfondimento, abbiamo anche proprio tutto un programma di lavoro di cooperazione, di realizzazione di progetti, anche di raccolta fondi, evidentemente. Siamo con padre Antonio Tarzia, direttore della rivista Jesus, e il professor Luciano Vasapollo, docente alla Sapienza di Roma e direttore di Nuestra America. Al professore chiediamo cosa e come sta cambiando a Cuba. Ma in effetti non è che ci sono dei cambi epocali, purtroppo si parla di cambi perché in Italia e in Europa si conosce poco la realtà di Cuba. Cuba è un processo rivoluzionario che è cominciato nel 1959 in piena autonomia, in piena autodeterminazione, ha avuto sempre grandi aperture e differenziazioni sia in chiave economica rispetto, sia in chiave sociale, anche rispetto a quelli che erano paesi del socialismo realizzato dell'est come l'Unione Sovietica. Per chi come noi frequenta Cuba ormai da moltissimi anni sa che quello è un processo, essendo un processo è fatto da uomini, ai suoi limiti, alle sue contraddizioni, ma è un processo dinamico che si differenzia dalle altre esperienze socialiste proprio perché pone al centro l'uomo, pone al centro la compatibilità sociale, la compatibilità ambientale, un paese del terzo mondo che ha avuto una grande evoluzione non solo perché si è staccato da una dittatura, ma perché grazie a questo, al governo, grazie a Fidel Castro e grazie a tutto il governo cubano, ha saputo dare a questo popolo una grande dignità, uno stato sociale che funziona sia dal punto di vista dell'istruzione ma anche dal punto di vista della sanità e della cultura. Per quanto riguarda questo ultimo viaggio che abbiamo fatto, abbiamo potuto constatare direttamente uno stato aconfessionale, cioè uno stato che non fa sua nessuna religione ma che permette il massimo di libertà
religiose, il massimo di rispetto della religione, che ha accolto il Papa, Papa Benedetto XVI, con le parole che ha detto Raul, cioè veramente con grande amicizia e con grande rispetto. Grazie. So che voi siete, come ha appena accennato lei, rientrati da Cuba, dove avete partecipato alle iniziative legate alla visita del Papa. Chiediamo a Padre Antonio Tarzia, dal punto di vista della religiosità, dove sta andando, cosa sta succedendo a Cuba. Ma possiamo dire dove è già andata e dove spero di continuare ad andare. Io sono stato a Cuba già 4 volte, non come Luciano che è già 50 volte che va a Cuba, perché lui insegna anche all'Università della Habana, quindi va e viene come docente. Io invece, come imprenditore così dell'editoria cattolica, sono capitato già 3 volte, questa è la 4ª volta che vado a Cuba. La prima volta io ho avuto rapporti con Castro, perché ho fatto un libro di Castro, eravamo nell'86, e Castro aveva fatto un libro dando un'intervista a un giovane ma promettente domenicano brasiliano che si chiama Frei Betto, il quale gli ha dato questa intervista. Stranamente, Castro in genere non dava interviste, un'intervista completa che io, allora che dirigevo l'edizione San Paolo qui in Italia, ho pubblicato in italiano, ne abbiamo fatto 6 edizioni. È un libro bellissimo che apre tanto sia sulla vita di Castro che su quelli che sono i processi, i rapporti tra Castro, il suo socialismo e la religione e le religioni, sia la religione cattolica che le altre religioni. Devo dire, da quel libro già si evince alcuni fatti che per allora erano vaneggiamenti, se vogliamo, oppure utopie, che poi sono rivelati invece come profezie. Lui, per esempio, già in quel libro diceva: io inviterò il Papa e il Papa verrà a Cuba. Ma nessun Papa era andato a Cuba e tutti dicevano che fosse una buttade, no? Invece non è una buttade. Anni dopo, Giovanni Paolo II è andato a Cuba e hanno fatto una grande amicizia, si sono incontrati più volte, rimasti assieme, hanno parlato, hanno discusso, eccetera. Già in quel libro lui diceva: io chiamerò a Cuba Madre Teresa perché voglio che lei apra i suoi dispensari qui. Adesso Madre Teresa c'è già 4 case, vari dispensari in tutta Cuba, non solo a La Habana. E sono tutte cose che lui ha fatto e che prima aveva promesso, quindi sono delle promesse che si verificano. Anche questo avvicinamento alla religione, lui in quel libro già parla del suo fatto religioso, come lui si è creato uno spirito religioso e una sua coscienza religiosa e cristiana, e che secondo questa coscienza lui agiva sempre, dice già in quel libro. Parla della sua infanzia, per esempio, lui da bambino è stato battezzato dopo i 5 anni per interessamento della nonna, ma non era a casa sua, era in un'altra città dell'isola. E poi è andato a scuola dai fratelli della Salle, poi è andato a fare il liceo dai gesuiti, quindi non solo conosceva il catechismo, ma aveva letto bene, molto profondamente anche il Vangelo, e cercava di rapportarlo a se stesso, a quello che è il suo spirito di socialista, perché per lui Cristo è già un socialista, perché chi si occupa degli altri, chi si lavora per gli altri, chi si spende per gli altri, chi va in croce per gli altri è un socialista. Lui, a un certo punto, in quel libro c'è una frase bellissima, dove che io sempre un po' l'ho tenuta come chiave di lettura del pensiero di Fidel, dove lui dice: se si fosse imbattuto nel Vangelo Marx, tutto quello che sono le beatitudini, cioè il sermone della montagna di Gesù Cristo, lui lo avrebbe sottoscritto volentieri. È la prima volta che succedeva che uno del comunismo reale, diciamo, dicesse una cosa del genere. Lì il marxismo lui ce l'aveva nell'anima, ce l'aveva nella legislazione, ancora adesso si parla di Marx nella legislazione cubana. Ebbene, lui c'ha questo rapporto, lo dice volentieri. Non solo, per esempio c'è un altro passo che io ho trovato così leggendo, dove lui, parlando di Che, dice: il nostro compagno, il compagno Che, dice, se fosse stato nella Chiesa Cattolica e fosse stato un cattolico praticante, aveva tutte le virtù per diventare un santo. Ora, questo rapporto, cioè, lo dice anche dell'altro, l'altro compagno che si trova nella piana, di Camillo, anche di lui dice, beh, anche di lui potrei dire lo stesso che ho detto già di Che, perché anche lui aveva una faccia che, se tu la guardavi fissa, dice, con quella sua barba, con la sua serietà, sembrava un apostolo, non un guerrigliero, un apostolo. Quindi c'è questo tirare dentro gli elementi di religiosità, anche se vogliamo di devozione cattolica, dentro il marxismo, è già
una radice lontana, che adesso si viene attualmente a fiorire, viene a esporsi maggiormente. Adesso noi in questi giorni che siamo stati a L'Avana abbiamo assistito a delle cose che sono strepitose per quella che è la storia dell'Avana e soprattutto per quello che è il pensiero occidentale sull'Avana. Abbiamo visto la Madonna, la Virgen della Caridad del Cobre, che è la Madonna protettrice di Cuba, ma che ha un grande santuario vicino a 15 km di Santiago de Cuba. C'è quel santuario spettacolare, e infatti questo era un anno giubilare che i vescovi di Cuba avevano fatto come anno giubilare, perché sono 400 anni da quando è stata ritrovata questa immagine. E beh, ha fatto un giro per tutto l'anno, essendo anno giubilare, questa immagine ha fatto il giro per tutte le cittadine, tutti i paesi di Cuba, tutte le parrocchie, fermandosi nelle parrocchie, facendo le veglie notturne, con un sacco di gente, non solo cristiani, ma cristiani, cattolici, protestanti, che andavano lì a pregare la Madonna e facevano le veglie. Quindi un resto di gente che andava a pregare, questa è una cosa che è abbastanza nuova, non sempre, anche se alcune processioni a Cuba sono sempre rimaste, per esempio la processione di Santa Barbara, la processione di San Lazzaro, sono dei santi che loro curano maggiormente. Hanno questo spirito però nelle processioni, nelle cose, ci diceva Eusebio Leale che è lo stesso spirito dei napoletani, dice i napoletani sono così, noi ci sentiamo tutti mezzi napoletani, che abbiamo la religiosità come San Gennaro portata a livello, se vogliamo, più a livello umano che a livello divino, però praticata con cuore, praticata con testa. Siamo in compagnia di Eduardo Vidal, console della Repubblica di Cuba, a cui chiediamo subito, in occasione di questo convegno, console, dove sta arrivando Cuba? Bueno, hoy estoy aquí en una iglesia muy entrañable en Chinicelo Bálsamo y estamos hablando sobre Cuba y su religiosidad. Esta actividad se ha hecho organizada por el grupo de Asociación Amistad Italia-Cuba y pretes de la Iglesia Católica, que en conjunto han querido celebrar un poco la idea Cuba. La idea Cuba va hacia el perfeccionamiento del ser humano, sabiéndonos todos imperfectos, no tenemos otra aspiración que la de mejorar nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es lo que justamente estamos haciendo en Cuba. El mundo, como se sabe, está lleno de problemas. Todo aquello por lo que Cristo luchó, hoy se mantiene intacto. La injusticia, el crimen, la avaricia, todo eso. Es por lo que hoy también Cuba se levanta y aspira a vencer esa larga tarea que significa mejorar el hombre y su destino. Y es eso lo que hemos hoy aquí celebrado y sobre lo que estamos reflexionando. Agradezco mucho la oportunidad que me da la televisión. Brianza Channel de poder compartir este mensaje con el público italiano. Muchas gracias. Nasce su un'occasione, evidentemente, l'occasione che è stata fornita dalla recente visita del Papa a Cuba e l'occasione del fatto di conoscere Vasapollo, padre Tarsia, che sono stati appunto a Cuba in occasione della visita papale, sono appena rientrati. Al di là di questo incontro io lo considero un po' come il terzo momento di un percorso che noi stiamo costruendo
a partire dal congresso della nostra associazione e soprattutto a partire da un ragionamento che abbiamo fatto, tutte le volte lo ripeto, mi sembra importante, e il ragionamento è quello che in questi 50 e più anni di rivoluzione Cuba è sempre cambiata, come ovviamente come tutte le cose, ha continuato a cambiare, anche adesso questo percorso di Cuba, della sua rivoluzione continua, e la solidarietà deve anch'essa continuamente cambiare, nel senso che deve, secondo me, accompagnare il popolo cubano in questa continua trasformazione dettata dai tempi e dalle circostanze che cambiano, evidentemente. Come Cuba sta attualizzando il suo modello economico e sociale. Non rimanere ingessati sui modi della solidarietà di 50 anni, che non mai negheremo evidentemente, ma dico nel senso che facciamo una riflessione, approfittando della disponibilità dei nostri ospiti, cominciamo a fare una riflessione anche su altri aspetti che le trasformazioni e le modernizzazioni economiche portano con sé, e cioè i cambiamenti che ci sono e dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle relazioni. Siamo davvero con molto affetto per la disponibilità che ha dimostrato, appunto accogliendo questa iniziativa nei locali della sua parrocchia. Fra pochi minuti, come ho detto, avremo con noi anche il console generale Eduardo Vidal, che magari con qualche minuto di ritardo, tipicamente cubano, però come dire, non manca mai alle nostre iniziative. Direi che questo è proprio il segno, questa presenza costante del consolato alle nostre iniziative è proprio anche un po' il segno di quanto Cuba consideri importante la solidarietà internazionale.